Adesso Matteo Collina ci parlerà con una cosa difficilissima da pronunciare, making things that work with us. Ciao a tutti, tanti di voi forse mi conoscono, ho visto qualche faccia nota, molti altri no. Oggi partirò un po' da lontano. Parto da lontano perché è giusto dare le cose un loro peso. E in particolare parto da una cosa che sicuramente tutti voi avete in tasca, alcuni di voi, molti vedo alcuni in mano. In particolare gli smartphone, ok? Molti di voi hanno smartphone, utilizzano smartphone. Direi che la maggior parte di noi tutti ormai siamo entrati nel mondo delle app. Bene, sapete quante persone utilizzeranno uno smartphone nel 2014? Non è tanto in là, ok? Bene, stiamo parlando di un numero bello grosso, direi che è un numero molto alto. Bene, questo numero. Quanti di voi se lo sarebbero aspettati che gli smartphone avrebbero avuto questo successo disarmante? Ma non lo so. Molti di noi erano abituati ad altre cose, ma qualcuno l'aveva visto, ok? Aveva visto come si poteva sfruttare questa tecnologia, ok? Lo ringraziamo tutti, in particolare, direi, per aver cambiato e rivoluzionato uno scenario mondiale. Potremmo entrare e discutere sul perché, dopo che una grande casa aveva sfornato questo device bellissimo, che io ho avuto, ma forse anche molti di voi, e scaricavamo le app, le piccole app, i giochini della Gameloft, da internet, e li installavamo, non lo so, cioè, si facevano un po' di cose, bene. Potremmo discutere a lungo sul perché loro non l'hanno visto e non sono riusciti ad aggiornarsi e ad innovare. Potremmo, ma vogliamo vedere forse cosa c'è dopo, cioè dove si sta andando. Non vogliamo fare la fine dei polli. Scusate, hanno fatto la fine dei polli. È un numero grosso. Sono delle previsioni, ma futurologi, forse i futurologi, boh, mi sposto. Forse i futurologi possono più o meno essere avere ragione, torto, non lo so. È un numero grosso, sono 50 milioni. Miliardi, ah, ho messo per zero di troppo. 50 miliardi, no, giustamente. Questo è più o meno il rapporto, ma forse non è male, no? Forse è un mercato, non lo so, io ci scommetto, vediamo come va. Ci rivediamo tra una decina d'anni e ne discutiamo magari. Bene, di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando delle cose. Cioè oggetti fisici che però in qualche modo sono interconnettibili. Come? Boh, vedremo. Stiamo parlando di 50 billions di cose interconnesse nel 2020. Un numero mostruoso che porta con sé delle implicazioni sia dal punto di vista della privacy, perché queste cose parlano di noi, ragazzi. Gli smartphone parlano di noi e c'è il problema della privacy, della gestione dei dati dello smartphone, che Google, Apple, il Grande Fratello, c'è dove siamo in ogni momento, oltre che la Vodafone, la TIM, la 3, tutti sanno dove siamo in ogni momento. Ok? E portano anche dei problemi tecnologici enormi e forse il nostro mestiere è fare del buon software, fare del better software per risolverli. Per questo vi farei vedere un video che credo sia giustamente arrivo. Dove ce l'ho? Ce l'avevo un tempo qua. Ok. Però voi non lo vedete, quindi time out. Scusate. Ovviamente problemi tecnici della. Forse si sposti, si spostasse. Qualche problema nello spostare questa cosa, ecco, dovreste vederlo, dovrebbe essere arrivato. Non l'ho fatto io, eh!
Non condivido la fine, io non... Il protagonista fa una scelta sbagliata. Fatto dalla Ericsson, come vedete c'è un bellissimo logo, è bellissimo. Lui salta con la casa. La casa, l'unica con la casa, la casa gli chiede se deve aprire la porta alla sua fidanzata. Serena, va. Tutta la casa si sveglia, è una metafora bellissima. Tu arrivi a casa e già tutto pronto. Forse è futuristico, beh. Però se ci vogliamo arrivare, le cose bisogna cominciare a farle oggi, non bisogna fermarsi. Ecco, siccome viene la fidanzata, bisogna pulire, perché se no ci danno una bacchettata, non so voi, se la vostra fidanzata vi dà una bacchettata, mamma mia, sì. E il bellissimo robottino ci dà da fare, no? Lui vuole essere pulito a mano. Piace ragazzi. Niente cena, casa molto triste, gli chiede se vuole cinese, gli piace il cinese, sì. E gli ordina il cinese. Trovate l'indirizzo nelle slide, proiettiamo così, è su YouTube, quindi se volete rivederlo, farlo vedere in giro, è bello, fa scena, è carino, poi ve lo, comunque le slide erano pubblicate, quindi potete cliccarlo e andarvela a vedere e riproporvelo. E tutto questo vuole, questa presentazione parte dal presupposto, vogliamo arrivare lì. Ok? Quindi il dubbio è questo. Come facciamo? Possiamo costruire qualcosa? Possiamo fare qualcosa oggi? Quella è fantascienza. Ci siete? Futurologo? Siamo dei futurologi? Vogliamo arrivare lì? Boh, non lo so, ci proviamo. Però, no, non so se voi avete un po' di spirito di vediamo come si fanno le cose, un po' di... Come disse la mia fidanzata, smanetto. Quindi...
ci proviamo, ecco. Ed è un po' come per dire, non so, andare a smanettare sul campo, cioè non è proprio una cosa forse normale. Tutti noi parliamo di una cosa che si chiama better software, forse smanettiamo sul software. Beh, io ho smanettato molto sul software e poco sull'hardware, ve lo dico, quindi si può fare, qualcosa si può fare. Partiamo da una cosa banale, perché se riusciamo ad applicarlo poi a una cosa banale, possiamo applicarlo poi a qualunque cosa, forse, non lo so. Bene, il nostro scopo è monitorare la temperatura di casa mia. Questo è uno scopo abbastanza semplice, che direi che è fattibile, ce lo possiamo portare a casa. Bene. Allora, prendendo un po' spunto dal video e un po' di altre cose, mi sono detto, un attimo, io voglio chattare con la mia casa. Posso chattare con la mia casa? Boh, forse ho bisogno di qualcosa, ci devo mettere un computerino, devo interconnetterlo, con un sistema di chat. Cosa va di moda? IRC non va più di moda. Forse devo interconnetterlo con un social network, non lo so. Voglio poterci scrivere qualcosa. Bene. In sostanza, vorrei fare qualcosa di questo tipo, voglio salutare la casa mi saluta e gli chiedo la temperatura e me la dice. Abbastanza semplice, un po' il carattere, ma non è verde, però dovrebbe assomigliare a una citazione geek che se la riconoscete avete dei punti bonus. Per tutti è Lost, che devo inserire il codicillo. Infatti, ragazzi, ci voleva. Ci doveva essere un... Bene, come facciamo? Io voglio chattare con la mia casa, voglio aggiungere del comportamento, bene. Non so quanti di voi utilizzino le tecnologie di tab, spero molti di voi, si parla di better software, se usate GitHub forse potete stare facendo better software. Questi signori avevano il problema di, come facciamo deploy della nostra infrastruttura? E si sono inventati, perché non usiamo la chat per fare il deploy? E hanno creato questo strumentino che si chiama Hubot, che non è all'inizio facevano deploy, potevano metterlo in produzione, carino, potevano deployare le varie branch, facevano girare il test di integrazione in maniera automatica, gli scriveva anche se le cose si rompevano le cose, interessante. In realtà si è evoluto in un progetto open source separato, l'hanno reso in un progetto open source separato, che è semplicemente una chat, un robot che è controllabile via chat. Lui può fare delle cose, risiede sul suo fantastico processo, su internet, è facilmente ospitabile su Heroku, non so se qualcuno di voi conosce Heroku, ma è facilmente ospitabile, c'è una guida facilissima, in 3 colpi e su. Quindi, ottimo. E possiamo costruire un robot che lavori sulla chat. Un attimo. Quindi possiamo pompare la nostra casa e integrare la nostra casa nel robot. O il robot nella casa, non so, vedete voi. Ok? Bene, come facciamo questa bellissima cosa? È abbastanza facile. Il robot è stato fatto per essere semplice da usare. I ragazzi di GitHub ci ordinano le pizze, quindi ho parlato con uno di loro, noi ci ordiniamo le pizze. Sono interconnessi con l'API del pizza Expo sotto l'ufficio. E in pratica questo linguaggio, non so se lo conoscete, è CoffeeScript, è tutto scritto in CoffeeScript, Hubot, e gira su Node.js, una batteria di keyword, chi le conosce, chi non le conosce, se le segni. Forse sono un po' importanti. E in pratica è semplicissimo, è un fagliettino di queste dimensioni qui, mi porta a casa il risultato. Cioè io posso chattare con la mia casa, però un attimo, qui sto facendo un po' di assunzioni. Io qui sto dicendo che la mia casa, MC sarei Matteo Collina, quindi sono io, sta su internet ed è accessibile via HTTP, ok? Che c'è un URL temperature che mi dice l'URL della cosa di casa mia. Ora, a parte il formato JSON che tutti dovreste conoscere, qui c'è un problema enorme, ok? Io qui per fare questo ho fatto un'assunzione non da poco, cioè la mia casa è su internet, forse è una DSL, può essere, però devo accederci da remoto.
se io questa cosa volessi farci una cosa scalabile, un business forse, non lo so, dovrei interconnettere questa casa, dovrei interconnettere questo, dovrei aprire la rete di casa mia e poi il mio robot parla attraverso la DSL, devo configurare il NAT, devo fare un po' di cose. Beh, l'ho fatto, non mi piaceva poi tanto, funzionava, ma non era la soluzione, non era la soluzione che volevo, soprattutto perché non è pratica, se devo metterlo su, su una, se un mio amico, poi un mio amico me l'ha chiesto, ci voleva fare uno strumento per il monitoring della temperatura della birra, ciao Jacopo, ci voleva fare uno strumento per il monitoring della birra, e la birra, perché fa birra artigianale in casa, no? E voleva, bisogno di sapere costantemente la temperatura, perché non ci capisco niente di birra, ecco. La sostanza è, come glielo porto? Allora, altri problemi. In pratica, il tutto si traduce in tre semplici step. Devo sentire la temperatura, avere un sensorino, qualcosa, portare la temperatura sul web e costruire un API. Quello che sto tentando di fare con Qbot è semplicemente una chiamata via curl, ok? E, come ho detto, posso usare JSON. Noi qui stiamo costruendo una cosa, stiamo costruendo un API, ok? E la nostra fantastica API devono esporre una sola cosa, la temperatura, per ora. Bene. Andiamo nel fisico, nel pratico, no? Io ho questo bellissimo termometrone e voglio sentire e metterlo su internet. Beh, è un signore molto più intelligente e famoso di me, ha inventato una cosa che si chiama Arduino, che spero molti di voi conoscano, forse no, boh, anche qui. Giocateci, è molto divertente. E semplicemente è un kit open source programmabile, montabile in maniera facilissima, ci riesco io che non sono un elettronico, quindi figuriamoci. E in pratica basta aggiungere un sensore all'Arduino. Il sensore che ho usato è un TMP36 e l'ho anche mezzo cotto perché la temperatura è un po' sballata. Pazienza. In pratica ci ho aggiunto una scheda Ethernet, ok? Sto coso, perché è un coso, perché è una ciapolla grande così, far girare un server web lì, beh, alcuni l'hanno fatto, ma non è proprio, come dire, subito pratico. Quindi devo portare la mia temperatura sul web. Come? Beh, avrò qualcosa nella nuvola. Va tanto di moda adesso. Cloud. Tutti stanno lanciando una piattaforma cloud. Bene, voglio portare sul cloud la temperatura di casa mia. Sarà difficile? Sarà facile? Uso un HTTP POST. Direi è la soluzione più banale che possiamo inventarci, no, soluzione più semplice, utilizzo un HTTP POST. Non utilizzo la GET perché guai, però utilizzo una POST. Quindi, beh, HTTP ha dei benefit, è lento ed è tranquillo. HTTP è testuale, devo scrivere del testo, ma riuscirò a farlo anche in C dal mio Arduino, forse sì. Tranquillo, voglio mandarlo fuori almeno una volta al minuto, beh, posso anche farlo via HTTP. In realtà quello che voglio è un protocollo binario che sia veloce, ok? Ve l'ho detto all'inizio, non voglio fare la fine del pollo, quindi mi piacerebbe poi costruirci qualcosa, un prodotto, non lo so. Quindi abbiamo bisogno di un prodotto veloce e binario. Il nostro caro amico Arduino, il binario se lo mastica bene, è contento se si vede della roba binaria, più che delle stringhe. Ok? Più complicato gestire le stringhe forse per lui. Bene. Inoltre la domanda è importante. Ma se dobbiamo interconnettere più cose fra di loro, HTTP funziona ancora bene? È il protocollo giusto? Beh, per costruire noi vogliamo realizzare la vision, la nostra vision delle cose che parlano fra di loro, ok? Vogliamo costruire un social web of things. E noi dobbiamo reagire, avere le cose che reagiscono tra gli eventi, agli eventi. Beh, se qualcuno, molti di voi saranno softwareisti, si occupano di software, e spero tutti di voi conosceranno il pattern publish subscribe. Beh, questo pattern è famosissimo, dove
un client si mette in ascolto e un altro pubblica i risultati. Si studia terzo o quarto anno dall'università. E questo è un pattern che funziona molto bene, cioè sembra fatto al nostro caso. Io pubblico la temperatura e qualcun altro la ascolterà. Mi pare la soluzione migliore. Perché qualcuno mi viene a rompere le uova nel paniere, perché HTTP e il Publish Subscribe non vanno poi molto d'accordo. HTTP è un po', gli chiedo una cosa e mi dà una risposta. Come faccio? Non lo so. Quindi i device hanno bisogno di un protocollo binario e di una soluzione Publish Subscribe. Un attimo. Che punto siamo? Andiamo a mente dove vogliamo arrivare, ma anche a che punto siamo. Noi vogliamo realizzare quella visione iniziale, fare una cosa super figa, dai. I protocolli attuali per il machine to machine, l'internet delle cose, sono spesso ad hoc, binari, e ci sono sempre, la maggior parte dei ricercatori e delle imprese sono occupate di problemi di basso livello. E dall'altro lato le cose invece fanno parte del design della nostra vita. Noi vogliamo costruire oggetti che siano semplici da usare, che possono cambiare la nostra vita. Cambiato suono. Abbiamo due protocolli che io li metterei, o protocolli pseudotali, che metterei in contrapposizione perché rappresentano un po' le due correnti principali. Questo protocollo, il primo protocollo, si chiama MQTT, che è un bruttissimo acronimo ricorsivo che ci piace tanto, che sarebbe MQ Telemetry Transport, una brutta sigla per dire poche cose. È un protocollo binario, è Publish Subscribe, utilizza una cosa che chiamano topic, vedremo cosa sono, come sistema di nomi, dove pubblichiamo le cose. È senza royalty, perché siamo in un mondo purtroppo triste, dove anche i protocolli hanno i brevetti, le royalty, eccetera, eccetera. È un'evoluzione di studi fatti dall'IBM per 20 anni, cioè è super, è molto diffuso, uno standard di fatto, stanno lavorando per standardizzarlo. Dall'altro lato c'è un movimento che rappresenta tutto un altro mondo, è il mondo forse da cui vengo io, ecco, è un mondo dove le applicazioni si parlano tramite chiamate REST, e dove vorrei che i dispositivi avessero il loro web server, ok? Dove poterci fare delle put, delle post, delle get, dei link, non lo so. Dove usiamo gli indirizzi web come sistema di nomi, insomma è un sistema di nomi potentissimo, ok? Anche una proprietà aggiuntiva che è la syndication, cioè tipicamente non esiste il public subscribe che vogliamo noi. Tutti voi avrete usato dei feed RSS, ok? Il discorso è esattamente quello, cioè voglio avere una lista di cose che sono cambiate, devo pubblicare qualcosa e tu te lo devi andare a prendere quando e come vuoi tu, però non è in tempo reale, cioè come si fa? Bene, più o meno MQTT è il protocollo allo stato dell'arte, tante implementazioni, tra l'altro anche open source, ok? Vi segnalo Mosquito, che è un protocollo, è un broker che sta avendo un grande seguito in questo momento. ActiveMQ, che è un prodotto, un software open source sotto Apache, molto famoso in ambito business, per esempio. E PAO, che è un'iniziativa invece dell'IBM che gestisce oggi tutti i protocolli. Bene, l'ho già introdotto. In MQTT in realtà tutto si rivolge su un topic, il concetto di topic è fondamentale, il cliente si mette in ascolto su un topic e un altro si mette, pubblica l'informazione, quello che vuole su quel topic, e automaticamente il mio fantastico broker, perché è un'architettura centralizzata assolutamente che potete schiaffare sul vostro cloud in 448 e
questo broker pubblica gli aggiornamenti. Bene, come usiamo MQTT sul nostro pacchino, sul nostro Arduino? Ok? Devo mandare il mio... Quindi voglio usare MQTT, il protocollo standard per queste cose. Prima cosa, vado su Google, scopro che c'è un client MQTT per Arduino, me lo tiro giù, fatto il protocollo, ce l'ho già. Quindi, facilissimo. Come si fa? Semplicemente creo un PubSub client e vado. 1883 è la porta di default di questo protocollo. Va, carino. Bene. Come pubblico le cose? Anche qui niente di più facile. Beh, se non sono connesso, lo connetto e gli dico chi sono. Beh, sono l'Arduino. Forse vorrei passargli qualcosa di più significativo qui, tipo il mio Mac o qualche parametro che mi identifichi me stesso come device. Vabbè, miglioreremo col tempo. Poi, se in ogni caso, do un bellissimo loop, perché devo mantenere viva la connessione. Sapete che siamo sui terminali fisici, le connessioni vanno in timeout. Non è che è multiprocessore, non hai thread, l'Arduino, non ha niente di tutto ciò, ha un programma C che gira. Quindi tutte quelle cose che ci fa il sistema operativo che diamo per scontate, per esempio mantenere viva una connessione, no, dobbiamo farlo noi. E quindi mantiamo, loopiamo e teniamo viva la connessione. Bene, ma tiriamo giù la temperatura, getTempera, sul metodo, è una funzione che ho scritto io, ma veramente semplice perché l'Arduino ti offre tutte le potenzialità per fare queste cose. E poi pubblichiamo questo valore tramite il nostro client nel topic che si chiama temp. Vedete? Temp. Basta, fatto. Ok? Ed è esattamente lì dove noi pubblichiamo il valore sul nostro broker. Bene. Come siamo messi? Allora abbiamo in questo momento l'Arduino che parla MQTT. Però, cacchio, io voglio andare sul mobile, voglio andare sulla mia chat, voglio andare dappertutto e tutti parlano HTTP. Ah, cavolo, questo è un problema che non è banale. Cioè, come si fa? Bene, vabbè, come si fa? Beh, ci ho pensato. Cioè, il succo di questa presentazione forse è farvi vedere questo prodottino. È un sistema open source, notate che c'è Fork Neon GitHub, quindi siete incoraggiati a giocarci, vederlo, divertirvi, fare quello che volete. Questo giochino è un broker MQTT, ok? Cioè, implementa la specifica, o perlomeno parzialmente implementa la specifica, che però è anche accessibile, fantastica interfaccia REST. Ah cavolo, gran buzzer, forse funziona. E ha comunque una semantica HTTP. Cioè, qual è il discorso? Noi vogliamo fare syndication, perché HTTP, il client HTTP chiede, non riceve. E quindi c'è un minimo di friction tra quello che vuole fare MQTT e quello che vuole fare HTTP. Quindi in realtà noi manteniamo ci teniamo in pancia nel database l'ultimo valore. Bene. Non abbiamo qualità di servizio. Questo deriva dallo step sopra. Facciamo fatica a garantire della quality of service se abbiamo se vogliamo essere su HTTP. HTTP è best effort, ok? Bene, questo è importante, scritto in Node.js. Faccio un piccolo tra parentesi, c'è una bellissima conferenza a Brescia tra un po' su Node.js. È interessante. Non lo dovrei dire, il programma non è pubblico, tenetelo segreto, ma parlerò sempre di queste cose, degli internals di questo prodotto, cioè come è fatto dentro alla Node.js. E l'ho fatto io, grazie. questo prodotto è semplice da usare, è stato pensato per essere semplice da usare. Questo è quello che fa il client, ok? Noi però ogni messaggio che viene pubblicato, ok, passiamo un 30 che è la temperatura, bene, ogni messaggio che viene pubblicato lo vogliamo mantenere da qualche parte. Come avete visto nella slide precedente c'è un bellissimo Redis, che non so se lo conoscete, è stato fatto da un nostro connazionale famosissimo in tutto il mondo, lavora dalla Sicilia per l'America, fantastico. Uno dei miei idoli hacker italiani in questo momento. Bene, in realtà, eccolo,
ogni topic ha il suo URL. Questo è il trucco. Beh, io cosa sto facendo? Io ho pubblicato su temp e qui io mi prendo l'ultimo valore che ho visto su temp facendo una fantastica get. Gli specifico come lo voglio, ok? Importante perché supporto un po' qualche formato, quindi gli posso dire come lo voglio. Lui me lo dà nel modo corretto, ecco. Dall'altro lato posso anche fare l'inverso. Posso mandare dei messaggi alla mia casa, ok? Mettiamo che voglio regolare il termo. Come facciamo? Faccio una put. Notate che in questo giro passa un JSON, ok? Beh, vabbè, è un JSON. Posso passarlo, no? Dall'altra parte riceverà il JSON e lo dovrà passare. Cavoli suoi. O forse lo converto, boh, vedremo. E come si fa a sentire, ad ascoltare questi cambiamenti, a ricevere queste notifiche sul device? Anche qui è semplicissimo perché specifico una callback, vedete, passo una callback, la callback è una mia fantastica funzione, benissimo, mi faccio un subscribe che vuol dire che mi metto in ascolto e qui ricevo della roba, ok? La stessa callback mi serve per gestire più topic, ok? Però il concetto non cambia. Bene, beh, voglio fare un'applicazione per l'internet delle cose. Dov'è che questo progetto mi è utile? Beh, tipicamente queste soluzioni utilizzano sistemi proprietari o pseudoproprietari per parlare con i device, ok? E tipicamente devo poi comunicarci usando un protocollo proprietario o altri sistemi. Non è un sistema standard e facile da usare, soprattutto dal punto di vista di chi sta su, della web application, ok? Quest semplifica notevolmente questo approccio. Bene, fortunatamente scala, ok? Si può fare un deploy di questo crocchio su più nodi e basta che siano tutti agganciati allo stesso database Redis, ok? Con un pochino più di sviluppo in realtà è facilmente portabile anche una soluzione su più database Redis, perché non l'ho fatto, ma è facilmente fattibile. L'unica cosa da notare è un load balancer davanti, che questo load balancer però ci piacerebbe che fosse qualcosa di alto livello. In realtà stiamo gestendo anche un protocollo binario MQTT, quindi stiamo parlando di un load balancer che sia a livello TCP. Okay? Non stiamo parlando di qualcosa di più evoluto come può essere usato come load balancing, per esempio Varnish o simile. Bene, a me non piacciono tanto gli spaghetti, però a quest'ora forse qualcosa me li mangerei, ecco. E spesso e volentieri le applicazioni JavaScript sono un casino. E questo è un problema che tutti conosciamo, spero. Se non lo conosciamo, sappiatelo, molto spesso sono un casino. E molto spesso uniamo la logica di presentazione con la persistenza, con tutto, insomma. Beh, tutto questo progetto forse è differente. Beh, è nato come un casino, ok? Perché è nato come io volevo farlo in fretta, vedere se funzionava, ottenere qualcosa. Ci ho lavorato un po' e in realtà adesso ci sono una bella suite di test, è stato fatto con BDD, non so se voi conoscete il Behavior Development Driven, è una tecnica di sviluppo agile focalizzata su tante cose, studiate se non la conoscete. E ho usato due framework JavaScript, uno si chiama CucumberJS che è in sviluppo e che è l'implementazione del framework principale per il BDD e Mocha che è semplicemente il miglior framework di testing per JavaScript oggi che potete trovare. L'ho integrata alla Continuous Integration, non so se voi tutti conoscete questo servizio, si chiama Trevis. Trevis è un sistema di Continuous Integration per progetti open, ma anche closed, nel senso che stanno implementando la versione premium a pagamento, ed è oggettivamente facilissimo da usare, da fare il setup, è integrato con GitHub, comodissimo. Ogni commit che faccio automaticamente mi gira i test e mi informa se ho spaccato qualcosa.
C'è l'ultima riga, se pensate che il mio codice faccia schifo, mi raccomando, mandatemi delle patch, pull request, fate voi. Bene, siamo connessi a internet, direi di sì, quindi possiamo chiedere qualcosa a casa mia, ok? Cioè, possiamo chiedergliela sta cosa, perché... allora, dov'è? Qua? Ve lo posso passare, ok? Vedete, c'ho qualche altro speaker in giro. E gli posso chiedere, per esempio, ok? Chiedo a guest di controllare la temperatura di casa. Vi ho detto che ho il sensore bollito e ritorna a 31. È bollito. L'ho lasciato quest'estate sulla finestra e poi è rimasto a quella temperatura lì. Va bene, forse ho sbagliato qualcosa. Ma comunque, questo è il discorso. Bene, dov'è? Qua. Bene. C'è la nostra fantastica integrazione con Hubot, che è più o meno come quella che abbiamo visto prima, tranne che è un pochino più generica, perché in realtà voglio che sia indipendente dal topic che considero, voglio controllare la temperatura, ma anche posso interagirci in vario modo, e comunque è semplice, ok? Perché in realtà 4 chiamate e funziona. Bene, quali sono i punti aperti di tutto questo? Va bene, io ci sono riuscito, probabilmente... Se ci si mettiamo tutti insieme ci riusciamo in molti, non è un problema. Ci sono dei problemi enormi se io volessi portare questa soluzione sul mercato, ci sono dei problemi enormi di privacy, ok? E anche di sicurezza in genere, ma soprattutto perché un attimo, io pubblico la temperatura di casa mia, tutti voi pubblicate la temperatura di casa vostra. Bene, ognuno di noi ha il suo topic. Può funzionare. Piccolo problema, un attimo, tutte queste informazioni sono pubbliche? Forse no, cioè, forse queste informazioni non devono essere pubbliche. E come decido quali informazioni sono pubbliche e quali no? E chi ci può accedere? Perché a casa mia ci abito io, ci abita la fidanzata, quindi se ci abitiamo in due, tutti e due vorremmo accedere a queste informazioni, quindi ci deve essere un concetto di sharing integrato. E infine, la comunicazione sicura, cioè il pacciacchino Arduino mi sa fare una comunicazione sicura? La risposta è oggi mica tanto, perché far girare lo stack SSL TLS di sopra, ve lo raccomando, ecco, forse non è proprio la soluzione migliore. Comunque ci sono un po' di problemi, ok? In particolare possiamo dire che ci sono dei problemi di autenticazione e di autorizzazione, ok? Finisco brevemente, qua è diventato rosso. vogliamo interconnettere i nostri utenti all'interno con i nostri profili social, e questo è uno degli obiettivi finali, ok? Tutti questi, Facebook, Google, GitHub, perché sono un grande fan di GitHub, e Twitter, ma anche altri, utilizzano un fantastico protocollo che si chiama OAuth per gestire l'autenticazione. Lo usate tutti i giorni. Quando fate connect with Facebook, sign in with Google, login with Twitter, non lo so. Tutte le volte che fate questo, utilizzate questo protocollo. Ok? Bene, vabbè. Ci sto lavorando. Sto studiando e ci sto lavorando. Andando a finire, ricordatevi di questo fantastico URL, fatevi un giro, se vi piace, mi fate sapere, fate avere un feedback su questa cosa. Innanzitutto andiamo a riassumere, a quagliare. L'internet delle cose probabilmente sarà enorme, ok? E i dispositivi molto probabilmente avranno bisogno di un protocollo binario e public subscribe, mentre noi poveri sviluppatori cani, che ci toccherà implementare tutta sta roba, tutte le applicazioni su questo mondo, bene, vogliamo avere delle API HTTP, perché è la cosa più facile del mondo da digerire. Cioè, ci abbiamo messo 10 anni ad arrivare, stiamo riuscendo a ammazzare i Whistle e Soap, quindi forse vogliamo delle API HTTP. Bene, Cast fa tutte e due, quindi potrebbe essere una soluzione. Chi sono io? La presentazione è finita intanto, però mi presento. Sono Matteo Collina, vi saluto a tutti, sono... innanzitutto uno studente di dottorato su queste tematiche dell'internet delle cose all'Università di Bologna. Qui ci sono i miei riferimenti se avete bisogno. Inoltre faccio lavoro come
ingegnere per questa realtà che è Mavigex e soprattutto per la sua iniziativa WeMobi. Facciamo applicazioni mobile, costruiamo applicazioni su misura per voi, ok? E niente, tutto qua. Se avete bisogno, ovviamente, venite. E, devo mettere due credits perché li ho usati, quindi ho usato Fontalson per, per le loghetti, se no poi mi castano, quindi devo mettercele. E ho tirato fuori le immagini da Flickr e infine ho usato per l'immagine dell'iPhone, ho usato Balsamic Mockup. Ok, se no poi bacchettate perché non li ho citati tutti correttamente. Vi ringrazio. E se ci sono domande sono a disposizione.